Giorni anche di turismo questi, turismo che va a gonfie vele a Spoleto con le permanenze prolungate, una boccata di ossigeno per gli operatori e a disposizione ci sono anche due nuove infrastrutture per i visitatori. Open air, ci spiega tutto Massimo Solani. Strutture piene ovunque, centro storico affollato di persone e lingue diverse. La sorpresa nell'uovo di Pasqua spoletino è un tutto esaurito salvifico dopo 2 anni di alti e bassi legati alla pandemia e alle sue ondate. È un periodo poi particolare per cui siamo contenti, insomma, ecco. Torino, facciamo il giro di tutta l'Umbria, faremo varie tappe. Siamo qui per un giorno, giusto in mattinata, e dopo proseguiamo, andiamo verso Terni e domani Cascate delle Marmore. Una passeggiata con la ragazza. Adesso che si può, insomma, si può riuscire. Un pienone iniziato già per il fine settimana pasquale che si protrarrà fino al 25 aprile. Finalmente possiamo dire che, ecco, veramente Pasqua è una risurrezione anche turistica per la nostra città, ma penso un po' per tutta l'Umbria. Il weekend di Pasqua, ma forse anche di più, il weekend del 25 aprile, si annuncia un quasi tutto esaurito, un po' in tutte le strutture ricettive. Sono i primi due veri weekend di ripartenza dopo mesi veramente complicati. Una boccata di ossigeno per albergatori e ristoratori dopo le gelate dei prezzi di questo inizio 2022. Il problema più grande degli ultimi mesi è veramente il costo esorbitante del gas e dell'energia che rende veramente antieconomico lavorare se non sei quasi pieno. Dal Duomo al Teatro Romano, per i vicoli e le strade del centro, si torna anche a sentir parlare straniero. London. It's beautiful. I've been here a couple of times, so. Donde sois? De Spagna, in Alicante. Moltissimi italiani. Qualche turista straniero, però va bene così. Per ripartire va benissimo così. Speriamo che sia un augurio per far tornare anche tutti gli stranieri che ci sono gli altri anni. Ad accogliere i turisti a Spoleto anche due nuove aree camper attrezzate, inaugurate giovedì, non distanti dai percorsi meccanizzati che portano in centro e dall'inizio del tracciato ciclistico della Spoleto Norcia. 43 piazzole per una formula molto apprezzata. Siamo arrivati ieri sera e abbiamo trovato questa bella sorpresa, un'area attrezzata con tutte le comodità, quindi appena aperta. Appena aperta, sì, fortunatissimi.